tutti selfie e nessuna cornice? Arriva Ombretta a rimediare. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. L'estate alle porte, stagione di selfie sulla spiaggia in avvicinamento. Ma tutti questi selfie dove vanno a finire? Ne avete sviluppato almeno uno nella vostra vita? Io spero proprio di sì. E le foto scattate con gli amici d'estate, dove le andate a riporre? Oggi ho io la soluzione. Vi propongo un portafoto bellissimo a tema marinaro da poter fare con i vostri ragazzi o con i bambini. Questo è il lavoretto che ho scelto di fare per i miei allievi della scuola a fine anno da regalare ai genitori. Lo ripropongo anche a voi. Sono materiali semplici per simulare una spiaggia sopra una cornice e soprattutto per incorniciare in maniera estiva magari un frangente dell'estate che verrà. Bene, spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Fa tutto rima. Ed eccoci pronti sul nostro piano da lavoro per trasformare una scatola di riso in qualcosa di molto, 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 molto di più. Una cornice per incorniciare i nostri momenti più belli dell'estate che sta per venire. E allora, questo è un lavoretto che ho sperimentato per i miei bimbi a scuola, però qui lo faccio con voi con materiali leggermente più difficili da usare. Innanzitutto delle scatole da riciclare. Possono essere le scatole del riso, del purè, delle torte cameo, delle torte scatola, qualunque scatola abbia una dimensione tale da essere simile a un portafoto. Poi voi potete farlo anche 50x50 con uno scatolo di Kellogg's gigante, ma in generale è questo quello che ci serve. Poi la nostra cornice sarà tema mare, profumo di mare, quindi ci occorrerà un tagliabalze, una fustella per praticare un buco, poi un righello della simpaticissima Binaville, della sabbia che non ho preso depredando i nostri litorali, ma userò questa che è per le gabbiette degli uccellini. È sabbia con brecciolino finissimo ed è bellissima perché è pulita, quindi i bambini possono toccarla senza nessun rischio, e in più è molto fine in nella sua trama principale, con qualche sassolino che movimenta il tutto. E ci occorrerà anche un coperchio di uno scatolo di scarpe per versare la sabbia senza farla andare tutte in giro su tutto il piano da lavoro. Quindi va benissimo un coperchio delle scatole, delle scarpe o una teglia che non usate più a sponde non troppo alte, magari quadrate è meglio. Poi del colore blu, io qui ho versato all'interno della mia bacinella un po' di blu Max Acryl che smisterò con della tempera Giotto per dare un color che sia idoneo sia per il mare che per il cielo. Mi occorrerà anche l'acrilico bianco per le nuvolette. Poi mi occorre per gli abbellimenti delle conchiglie che ho comprato in un negozio di in un emporio che vende un po' di tutto. Li vendono su internet, le vendono nelle cartolerie, forse le vendono anche i cinesi, anzi sicuramente. Una biglia col blu, magari la userò o forse no, dello spago, della colla stick, un foglio con i toni del blu, dell'azzurro. Io ho preso questo come semplificazione, ma non è detto che usi questo. E poi cosa? Ma direi basta. Ah, ecco qui i miei colori, niente, cominciamo subito. Come prima cosa apriamo la scatola in maniera pulita, diciamo così. 1, 2, 3, 4, e facciamo in modo che si pieghi su se stessa in questa maniera. Tagliare una sponda, facendo attenzione a non tagliare tutto, quindi una sponda sola, e aprire la scatola così in maniera molto molto pulita. Voilà! Liberiamo una delle due facciate della scatola, non ci sarà bisogno del righello perché basterà seguire la linea. Leviamo anche le linguette laterali. Prendiamo il centro del nostro cartoncino e con una fustellina, voilà,
pratichiamo un foro. Ecco qui, questo sarà il retro della nostra cornice. Adesso facciamo il corpo centrale. Come prima cosa togliamo uno dei margini superiori, una delle spondine superiori. Toglierò questa perché ha il doppio bordo che mi dà un po' noia. Adesso obliquamente tagliamo le spondine laterali, una e due, e accorciamole della metà. Ok, facciamo questa cosa in tutte le altre spondine. Prendiamo adesso un righello e una matita, io qui ho una penna distruttissima, poggiamola sul margine lì dove piega la breghetta e tracciamo una lunga linea, così. Facciamo la stessa cosa anche sul margine inferiore, così, e anche su due margini laterali, così. Questo ci permetterà di non prendere troppe misure. Prendiamo mezzo centimetro da sopra e mezzo centimetro da sotto, io sopra prendo poco più di mezzo centimetro, diciamo così, e traccio due nuove linee in modo da allargare questa parte centrale che sarà proprio la parte entro cui metterò la fotografia, quindi che voglio rimanga libera. E con due misure ci siamo tolti il pensiero. Con il tagliabalza eliminiamo la parte interna. E questa è la parte anteriore della nostra cornice. Adesso prendiamo il nostro fondo e mettiamolo con la parte scritta verso di noi. Prendiamo la nostra cornice e pieghiamo verso l'esterno le spondine laterali. Uno. Se in alcuni punti combaciano, portatevi avanti con la pistola a caldo e fatele aderire l'una all'altra, così. Perfetto. Adesso spariamo un bel po' di colla a caldo su tutto il giro della cornice, così, e senza bruciarci applichiamo il nostro fondo. Vedete? Taschina superiore per inserire la foto ed il buco dietro per appenderla alla parete. A questo punto coloriamo tutta la nostra cornice col colore che preferiamo. Io ho scelto il blu perché la mia cornice sarà a tema marino, ma la mia è solo un'idea, quindi voi sviluppatela nelle corde che più stanno ai vostri figli. Con il colore acrilico bianco o tempera, quello che avete a disposizione, è semplicemente, che metterò qui su un cartoncino, è semplicemente l'utilizzo del vostro dito, abbozzate delle nuvolette, proprio così, compiendo movimenti circolari col dito. Voilà, una nuvoletta. Prendiamo la nostra scatola delle scarpe e prendiamo la sabbietta e mettiamola tutta nella parte inferiore della scatolina. Prendiamo della Vinavil, creiamo un 4 cm così e tutto il bordo inferiore ricoperto di Vinavil. Siate più o meno speculari da ambo i lati e questa è la parte che piace più ai bambini. Prendete la cornice, insinuatela sotto la sabbia e fate non strisciare con le manine, ma fate il gioco dello schiaccia 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 schiaccia. Olè! Vediamo cosa viene fuori. Voilà, una spiaggia privata sulla nostra cornice, ancora poco convinta. E allora o lasciate asciugare o, se avete preso la giusta quantità e l'avete messa nel bicchierino, potete direttamente da bagnata andare ad aggiungere altra Vinavil. Reinseriamo sotto la sabbia, sommergiamo
e con le manine cicciottelle dei nostri bimbi pratichiamo lo schiaccia 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 schiaccia. Voilà, una bella spiaggia privata, il massimo ragazzi, non pensate? Voi che potete lasciate asciugare completamente la vostra spiaggia, io invece vado avanti con il lavoro. Seleziono le mie conchiglie, alcune saranno quelle comperate, tipo queste, altre invece sono le mie conchiglie della playa di Catania raccolte con Enzino l'estate scorsa, queste qui, e adesso vado ad assemblare la mia composizione in maniera tale che ne venga fuori qualcosa di grazioso e non troppo pesante anche dal punto di vista visivo. Quindi voilà, direi che così sarebbe perfetta, non più di questo perché sennò diventa un banco del pesce questa cornice. Allora metto la colla a caldo, questo fatelo voi, se lo volete far fare ai bambini fatelo con colle tipo Vinavil o attacca tutto, i tempi di posa si prolungheranno e mi raccomando attenti alle dita. Al centro di questa metto la perla blu, mi piace di più la biglia colorata blu che richiama il tutto e non la classica perla. Sono una donna tipica, preferisco il vetro alle perle, quindi attacco le rimanenti conchiglie. Prendo i miei smalti in disuso e creo qui il mio mare luccicante, sperando di avere dei tre colori adatti. Un blu c'è, un azzurro c'è, un verde acqua c'è e un bianco c'è. Siamo stati fortunati. E uso lo smalto perché è lucido, no? Quindi sarà in netto contrasto con l'opaco di tutto il resto. Do una prima linea di colore e così anche riciclo del materiale che altrimenti avrei buttato. Che bello il mare, ragazzi! Mentre ancora è fresco, faccio delle righe con un blu leggermente differente. Sulla battigia un po' di schiuma bianca, male non ci sta. E se sogniamo, sogniamo in grande, sogniamo magari un mare con dell'acqua anche un po' cristallina, mettiamoci anche un po' di verde, che poi metterò ancora col blu. Comunque, senza starci a perdere la vita, ragazzi. E vi faccio vedere da vicino l'effetto. Non sentite la battigia? Sono pazza. Sì, sono ufficialmente pazza della stagione estiva. E siamo giunti a questo punto. Ora, prendiamo un bastoncino. Io questo l'ho trovato tra le conchiglie. Lo divido esattamente a metà senza tranciarmi un dito. E prendo un laccetto che, partendo dal retro, fisso. E giro intorno per 2-3 giri. Voilà, quindi fisso anche la parte rimanente sul retro. Ok, da questo lato è così, ora lo faccio anche da questo lato. Prendiamo dell'acrilico bianco, sporchiamolo un po' di blu con un pennellino che ci capita. Scriviamo Summer. Voilà! E questa bella etichetta la piazziamo al centro in alto. Adesso, sempre col pennellino un po' sporco, se volete, se ve la sentite, fate qualche gabbiano. Voilà, finita quasi. Dobbiamo mettere una cosa dentro perché così è orribile. A questo punto ritagliate un cartoncino che stia bene cromaticamente, quindi non stoni e entri all'interno della vostra cornice a mo' di fotina. Prendete la colla e stick, sporcate il riquadro centrale in modo che lei entri e poi si fissi, schiacciate per non farla muovere più.
quindi prendiamo dell'acetato e quindi inserite dentro anche nella parte anteriore ovviamente anche il foglietto di acetato che fungerà da vetro della vostra cornice. Voilà, non è fantastica? Ora ditemi, non sembra di essere lì al mare? E allora mettetevi il costume, sporcatevi le mani e create la vostra spiaggia personale ai Caraibi, in Sardegna, in Sicilia, dove volete voi, basta che sia Arte per te Beach. Vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Cornicetta, chi l'avrebbe mai detto che era una scatola che sarebbe stata buttata dopo poco? Una volta appese con vari soggetti marittimi fanno una figura pazzesca. Se questo video vi è piaciuto, fotografatemi un bel pollice in su, quindi incorniciate questo video sulla vostra pagina Facebook e i vostri profili non saranno stati mai così estivi. Bene ragazzi, io spero di rivedervi anche sugli altri miei canali, Ombretta, il mio canale di Beauty e Lifestyle, Due Cuori e una Cappa, il mio canale di cucina, e Gabriele Denzo vi aspettano sempre a braccetto su Poti Toys, il loro canale di giocattoli. Naturalmente seguiteci solo se gli argomenti vi interessano, se no noi ci rivediamo sempre qua per il prossimo video. Ci conto, eh? Ciao a tutti, un grande bacio, alla prossima, ciao!